stamattina iniziò il percorso dei vlog e oggi arriviamo al capitolo conclusivo. Fiorentina-Juventus, ultima di campionato. Vabbè, sensazioni per questa partita? Un po' di tranquillità. Sì, lo so, è indecifrabile. Per prima cosa siamo indecifrabili noi. Abbiamo fatto vedere di essere indecifrabili. E anche confermando il discorso con la formazione scende in campo oggi. La formazione strana. Completamente atipica e strana. Dalla porta si va con Terracciano. Difesa alla solda, convenuti. Giustamente. A dimostranza del fatto che ancora Odrozola non può giocare. Non può giocare. Centrocampo anche lì. Con Amrabat. Scelta Amrabat. Da capire anche il perché di questa cosa. Spero un problema fisico. Spera. Viste le ultime partite di Amrabat di più. Sì. Però comunque poi ci saranno con lui Duncan e Bonaventura. Davanti. Davanti attacco inedito. Inedito perché non credo abbiamo mai giocato insieme. Saponara più. Saponara a posto. Esatto. Speriamo. Vedremo. Pronostico. Saponara ci sta. Pronostico ci provo. Non saprei. X anch'io. Importantissimo. Stadio andato in volo totalmente. No, non ho ricordanza di uno stadio così. 5 anni. Devastante. Bel gol di Duncan, inaspettato. Esatto, non me l'aspettavo da lui mai. Però finora una Fiorentina che ordinata. Niente di spettacolare, ma l'importante è il risultato. Esattamente. Atalanta ancora 0-0 con ben 22 tiri in porta, ma noi reggiamo e dobbiamo pensare soprattutto a noi. L'Europa non è lontana. Tranquilli, adesso tempo di qualche piccola considerazione, ancora voce che rasenta lo zero e ce l'abbiamo fatta ragazzi, finalmente è stato un parto non solo in questo campionato ma in questi 5 lunghi anni dove la Fiorentina è mancata tanto l'Europa, è veramente mancata tanto, ci sono passate nel mezzo tantissime cose, la morte del capitano,
Pioli, poi le partite con il Genoa, il biscotto finale, le partite riagganciate all'ultimo contro il Genoa, ad esempio, passando anche per tante altre partite nefaste come le ultime contro l'Udinese, le ultime contro la Sampdoria, con la Salernitana, eccetera, eccetera. Ma oggi ci teniamo una bella soddisfazione perché primo battiamo 2-0 la Juventus, naturalmente che è comunque una vittoria in campionato, e secondo, ma non meno importante, finalmente centriamo l'Europa. Adesso, sicuramente con qualche attenzione in più, poteva essere anche Europa League, ma sapete cosa vi dico? Mi va bene così. Mi va bene così, il prossimo anno faremo questo piccolo step intermedio della conference. Le energie che sciuperemo, tra virgolette, in conference le avremo sciupate naturalmente anche in Europa League, ma credo che la Fiorentina si meriti addirittura di più quest'anno la Conference League che l'Europa League. Abbiamo dimostrato in certe partite di non essere al 100% concentrati, vedi partite come quelle menzionate prima, no? Anche viene in mente all'andata la partita persa negli ultimi 2 minuti finali contro l'Empoli. Insomma, quest'anno ne abbiamo passate veramente di tutte, di cotte e di crude, ma oggi possiamo finalmente dire siamo tornati in Europa, possiamo tornare a viaggiare addirittura all'estero e i giovedì saranno, speriamo, perché poi c'è da fare il turno preliminare, ma saranno verosimilmente occupati. Bene, ciò detto, considerazioni sulla partita. Bah, alla fine la Juventus non mi sembra sia venuta a Firenze proprio per devastarci e fare la partita della vita, ma noi comunque ci siamo comportati egregiamente in casa e questo conferma ancora un rendimento casalingo da top club europeo, se non sbaglio, veramente. Se la Fiorentina mantenesse questa costanza che ha in casa, anche fuori casa, beh, a questo punto non parleremo di Conference League, ma di un'altra cosa che inizia per C e finisce per League. E c'è un'altra musichetta. A parte questo, ragazzi, a parte questo, andiamo a dare i voti. Nonostante tutto, l'Atalanta ha anche perso. Quindi, oggi con una sconfitta ci saremmo comunque qualificati. E il migliore in campo dell'Empoli, sapete chi è? Guglielmo Vicario. Non a caso, Guglielmo Vicario, 40 totali i tiri dell'Atalanta. Vicario ne ha parate veramente tutte. Quindi, un grazie in particolare anche a Vicario che ci ha reso la serata un po' più dolce. La Juventus, come emerge dalle statistiche, non ha mai tirato veramente in porta. La Fiorentina 13 tiri, 4 in porta. 67% di possesso di palla per la Fiorentina, 33 per la Juventus. A livello di precisione di passaggi si arriva addirittura al 90%, la Juve mantiene comunque un 82%. E a livello di dribbling questa volta ne abbiamo vinti 11 su 14. Quindi, come se non bastasse il risultato del campo, anche le statistiche confermano un'ottima Fiorentina distribuita molto bene. Parlando delle pagelle, Terracciano senza voto oggi, letteralmente senza voto. Un brividino solo su un corner dove gli ha bucato le mani il pallone, ma a parte quello tutto bene. Andiamo sulle fasce, un Venuti da Sepiù che oggi gioca titolare, come abbiamo detto, nel pre-partita al posto di Odriozola, ma non ha sfigurato nemmeno troppo, devo dire. Un po' irruento in certi casi, ha rischiato di prendere anche il doppio giallo, ma va bene così. Ottimo contenimento da parte sua, con la consapevolezza che può essere un ottimo rincalzo per l'anno prossimo. Biraghi, a chi, ecco, ora è finita la stagione e lo posso dire, a chi lo bistrattava sin dall'inizio, a chi lo prendeva sempre di mira, faceva le battutine sui rossi, eccetera, è il capitano, pensate un po', della Fiorentina che dopo 5 anni ritorna in Europa. Quindi non è Ribéry stavolta, è Biraghi, guardate caso, il tanto e vituperato Biraghi, a cui oggi do un 6-7 perché in fase di spinta ha dato anche alcuni buoni spunti, anche a livello di cross. Difensivamente una sola piccola imperfezione, ma poi per il resto un'ottima partita da parte del capitano, che ha voluto giustamente alla fine celebrare anche Davide Astori, ma questo l'ha voluto fare tutta la squadra. Milenkovic e Igor si prendono tutti e due lo stesso voto di Biraghi, cioè 6-7, una partita attentissima, perfetta sotto ogni punto di vista, non hanno dato alcun spunto agli attaccanti della Juventus e anzi un'ottima gestione del pallone da parte anche dei difensori. Ora, il voto che sto per andare a dare a questo giocatore forse è un po' esagerato, un po' pompato dall'impressione che ho avuto io dallo stadio, perché questa è la premessa che voglio dare. Sono voti naturalmente sempre dati guardando i giocatori e la prestazione dallo stadio, ma per me oggi Amrabat è da 7,5, ragazzi. Mi ha scaldato veramente il cuore la prestazione di questo ragazzo. Oggi ha fatto veramente bene tutto in fase di interdizione, in fase di dribbling, in fase di passaggio, di impostazione. Insomma, tutto perfetto da parte lui, da parte sua oggi. Il prossimo anno, e questo è un consiglio spassionato che voglio dare italiano, se rimarrà a Torreira, cosa che mi auguro vivamente, perché no un 4-2-3-1, un 4-3-3 con un falso doppio play, con Amrabat spostato mezzala, cosa che abbiamo visto può fare benissimo, con un Torreira in cabina di regia. Jack si prende 6,5, un buon primo tempo, qualche tiro anche che ha inserito, se non sbaglio, la difesa del
della Juventus e inoltre anche una tanta qualità a centrocampo, un po' troppo pesticcioso secondo me, per il resto una buona partita di qualità. Andiamo da Duncan che si prende un 6-7, il gol Europa l'aveva fatto lui fino al 90esimo, ovviamente poi l'ha fatto anche Nico Gonzalez naturalmente, ma oggi una grande partita da parte di Duncan, se non fosse anche per il gol. Naturalmente i piedi non sono quelli fatati di un Messi, ma comunque oggi ci ha messo tanto cuore. Il gol è a premiare anche l'impegno e la costanza che questo calciatore ci ha messo durante tutto l'anno. Andiamo al tridente d'attacco che inizialmente aveva sorpreso, Saponara, Nico e Piontek. Saponara si prende un 6,5, una partita comunque buona, all'inizio molto ispirato e vivace. Piontek si prende un 6+. Non mi è dispiaciuto soprattutto nel secondo tempo quando a marcarlo c'era Rugani e non più Chiellini, quindi ha avuto un po' di più possibilità di movimento e qualche spunto interessante ce l'ha avuto, ovvio, e non può essere, non sarà sicuramente titolare dell'anno prossimo, però qualcosa di carino l'ha fatto vedere. Nico invece, se non fosse naturalmente per il rigore finale, ma che ha realizzato, ma anche ottimi spunti, i soliti falli subiti naturalmente, quindi si prende un bel 7. Italiano si prende 7, partita preparata quasi alla perfezione, praticamente qualche giusto accorgimento che avrei fatto magari in fase di impostazione potevamo essere un po' più precisi, ma va bene così. Andiamo sulle riserve, Odriozola 6,5, un altro passo avvenuti, ma questo non ve lo sto manco a dire. Iconè si prende 6, Cabral si prende 6, un pochino meno rispetto a Piontek, e Torreira si prende 6,5 per il rigore guadagnato verso il finale. E poi eccoci arrivati alla fine, ragazzi. Intanto lasciatemi ringraziare voi che siete stati partecipi anche di questo cammino, di questa risalita verso l'Europa della Fiorentina, dalla prima prepartita contro la Roma nel match perso all'Olimpico per 3-1 fino ad oggi, alla 30esima giornata vinta per 2-0 contro la Juventus, passando per il 6-0 con il Genoa, ma anche il 4-0 perso in casa contro l'Udinese, ma anche il 4-1, quella live ultima che ho fatto fuori casa contro la Samp. Insomma, tante, tante, tante cose quest'anno, il 4-3 contro il Milan in casa, le atmosfere bellissime del Franchi. Lasciatemi ringraziare voi, lasciatemi ringraziare i miei amici Bieri e Niccolò e tutti gli altri che sono comparsi nei vlog naturalmente. Lasciatemi ringraziare anche un'altra persona che è stata dietro le quinte per tanto tempo, c'è mio babbo con cui ho condiviso l'emozione dello stadio quest'anno, ci siamo riavvicinati alla Fiorentina come tanti altri tifosi. Un ringraziamento, un pensiero va alla mia nonna, alla quale posso finalmente dire che siamo tornati in Europa, cara nonna. Ultima cosa prima di chiudere, c'è poco da parlare, stiamo godendo, e mi raccomando ragazzi, ora e più che mai, e possiamo dirlo, possiamo andare a letto con il sorriso, sempre, sempre, forza Viola. Ciao ragazzi.